Uomini e donne news, la frecciatina di Nicola e corteggiatori di Sara. Nicola Panico torna a parlare di Sara a Fifella e del percorso di lei a Uomini e donne, io non ero poi così male. Chi ha avuto maggiormente da ridire sull'arrivo di Sara a Fifella negli studi di Uomini e donne è stato soprattutto Nicola Panico, il suo ex fidanzato. Dopo l'esperienza burrascosa a Temptation Island i due avrebbero cercato di far funzionare la loro storia in tutti i modi possibili, senza però riuscire nel loro intento. Adesso per la napoletana si è aperto un nuovo capitolo della sua vita e, nella trasmissione di Maria De Filippi, è pronta a rimettersi in gioco. Le cose però per Sara non sono iniziate nel migliore dei modi e, tra scontri e discussioni varie, con i suoi corteggiatori i conflitti non sono di certo mancati. Nicola Panico ironico su Instagram, la provocazione lanciata a Sara a Fifella e l'opinione sui suoi corteggiatori. Dopo la frase celebre frase al tron non si comanda, rimbalzata su tutti i social, Nicola Panico oggi su Instagram scrive, mi sento come se venissi lasciato perché vado in discoteca e la mia ex poi esce con un DI lunga. Una chiara frecciatina questa ai corteggiatori di Sara a Fifella che, a quanto pare, non sembrerebbero convincere molto Nicola. Quest'ultimo poi, nella stessa stories, ha aggiunto anche, non ero poi così male. Il calciatore vuole solo provocare la tronista oppure, così facendo, è su se stesso che vuole attirare l'attenzione? Su questo punto, anche gli utenti su social sono divisi. Nicola Panico scenderà le scale di Uomini e donne per cercare di riconquistare Sara a Fifella? Molti sono quelli che sostengono che Sara e Nicola, in realtà, si siano messi d'accordo per uscire insieme dagli studi di Uomini e donne. Il fatto che la tronista convivesse con Panico fino a 5 giorni prima di accettare il trono non è stato visto di buon occhio da diverse persone. La A Fifella, secondo questa ipotesi, avrebbe accettato il trono solo perché da quelle scale, prima o poi, sarebbe sceso proprio lui, Nicola. Tra questi, una delle più convinte è Selvaggia Roma che con loro ha condiviso l'esperienza fatta a Temptation Island. Sarà davvero così? Questo ce lo dirà il tempo.